Questa settimana il venerdì dal sindaco fa tappa a Villa Franca Piemonte, che in realtà non è un piccolo paese, è una cittadina. Siamo nella pianura del Pinerolese, al confine fra la città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo. Il confine è segnato dal Po. Il fiume è così legato alla storia di Villa Franca, alla vita sociale di questo paese di cui ci parla il sindaco. Il comune di Villafranca è un comune sotto i 5.000 abitanti, quindi 4.700 abitanti circa, perché ha avuto un calo demografico negli ultimi anni, ma come d'altra parte a livello nazionale. Siamo un paese che sorge sulle acque, vicino a noi abbiamo il fiume Po, oltre a quello che è il nostro torrente Pellice ed altri rigagnoli, ed altre bialere, altri canali interni. Tant'è che io oso così dare il nome a Villafranca della piccola Venezia del Pinerolese. Questo è un po' un orgoglio che noi come villafranchesi, io come primo cittadino, intendiamo portare avanti, perché la tradizione, la cultura, la gente, quindi la popolazione, nasce proprio sulle sponde delle nostre acque con i loro lavori attinenti alla pesca e non solo, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove la cultura, la tradizione porta ancora avanti questa tradizione e questi lavori d'epoca. Qua a Villafranca abbiamo l'associazione degli Amici del Po, che cura tutto l'aspetto ambientale, tutto l'aspetto ecologico e quello delle nostre acque limpide che attraversano il nostro comune, e dall'associazione Liberi Pescatori, che anch'essa si propone comunque di mantenere quelle che sono le specie ittiche villafranchesi. Negli anni abbiamo voluto, con la festa dei pescatori, mantenere quelle che sono le tradizioni, la cultura del nostro comune, che parte con la Bialère del Mulino, dalle risorgive della Cappella di Missione, un'area naturalistica dove è insediata la nostra chiesetta, dove ha degli affreschi del 1400 che sono additati a quello che era Aimone Dux, un famoso pittore dell'epoca. E, diciamo, da 15 anni che faccio l'amministratore locale di Villafranca, quindi due mandati da sindaco, adesso questo mio terzo mandato, e in questi 15 anni e più da amministratore credo che l'opera più importante, più imponente, ma non solo per Villafranca ma anche per i comuni limitrofi, sia stato il progetto e l'investimento che abbiamo fatto sull'ex edime ferroviario, trasformato poi in pista ciclabile, una pista, un percorso che parte da Irasca ed arriva fino alla provincia di Cuneo, fino al comune di Moretta, e che giornalmente vede davvero tanti ciclisti, tanti pedoni percorrerla. Questo progetto, che ha visto Villafranca come capofila, ha avuto l'adesione appunto di comuni che si affacciano su questa pista ciclabile ex sedime ferroviario, dove transitava allora il treno. Bisogna puntare molto, credo, sul turismo sostenibile, molto sui progetti di ecosostenibilità, e Villafranca in questo campo negli anni ha investito molto, di questo ne andiamo fieri e vediamo i risultati dei turisti che vengono a visitarla.